Non c'è giustizia per 200 dipendenti della IMASAF, azienda storica di Cittadella nell'Alta Padovana, fondata 60 anni fa e di proprietà della famiglia Sgarbos, che produce marmitte per l'industria dell'automotive italiano ed estero. Dopo 3 anni di sacrifici e 10 di tribolazioni da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, la proprietà ha scelto di non rispettare gli accordi sottoscritti nel 2019 con i lavoratori, accordo che prevedeva la rinuncia solidale della 14esima per 3 anni da parte dei dipendenti a fronte del risanamento delle condizioni economiche dell'azienda, da attuare attraverso investimenti mirati, e della messa in pari dei fondi pensione già allora gravemente mancanti. Lo stato di agitazione è scattato quando è stato chiaro che la famiglia Sgarbos, dicono i sindacati, non avrebbe rispettato il patto firmato, sottoscritto nel tentativo da parte dei dipendenti di supportare la tenuta e il rilancio dell'impresa. L'azienda ha disdettato l'accordo che prevede i trattamenti aziendali, i trattamenti anche economici aziendali, e i lavoratori si sono incazzati e hanno deciso di uscire in strada e di mostrare tutta la loro rabbia. Questa è un'azienda, la IMASAF, che è in crisi da sempre, segue la crisi dell'automotive, ma la proprietà ancora non decide di cosa voler fare da grande rispetto a questa azienda. Mancano gli investimenti, i lavoratori ci hanno già rimesso parecchi soldi, l'azienda pensa che solo sacrificando i lavoratori ci sia futuro. Noi pensiamo che è ora di darci un taglio con questa situazione, per cui la mobilitazione continuerà, ma soprattutto noi vogliamo i soldi che ci hanno tolto. L'azienda ha comunicato di voler tagliare ulteriormente gli stipendi di oltre 400.000 euro l'anno e di aver raggiunto un ammanco nei versamenti dei fondi pensione di oltre 1 milione di euro. Quindi, a fronte di un impegno gravoso e importante da parte delle 200 famiglie di dipendenti, la proprietà non ha saputo in questi 3 anni né investire, dicono, per la resa e il futuro dell'azienda, né aver risanato i suoi forti debiti con i lavoratori.